Le foreste vetuste, in particolare di cui ho parlato, sono delle faggete del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Sono cinque siti di faggete, diciamo, primarie, quindi che sono rimaste protette dalla mano dell'intervento umano per tanto tanto tempo, almeno un secolo se non più, quindi presentano dei tratti di grandissima naturalità, sono molto vicine a quelle che sono le faggete originarie. In particolare, in alcuni casi sono stati trovati degli alberi di 600 anni che sono risultati i faggi più antichi d'Europa. Sono state candidate a Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO in una rete più ampia e il loro riconoscimento è avvenuto l'anno scorso, quindi nell'estate del 2017, e adesso sono il primo sito UNESCO della regione Abruzzo. Con il progetto Forest Beat, è un progetto di divulgazione e di documentazione di queste foreste, abbiamo innanzitutto contribuito ad aumentarne la conoscenza, la consapevolezza e anche l'adesione a livello collettivo al processo di candidatura, perché l'UNESCO ha delle richieste di vincoli molto molto particolari, quindi serve anche che le comunità facciano un passo indietro. È servito un po' a esaltare il valore, anche il vanto, perché sono un vanto, sono un unicum a livello europeo che ci dovrebbe rendere orgogliosi e consapevoli del grande potenziale che ancora ha la natura italiana, un paese che spesso vediamo come degradato, banale e povero di vita. E sicuramente servono anche come una storia positiva, di successo, e poi dovrebbero anche ambire a risvegliare quella che è la curiosità delle persone per vedere che in un ambiente all'apparenza così, così lineare, così povero estetico, ci sono in realtà tantissime reti fittissime di contatti, di scambi tra le varie specie che le rendono molto vicine, almeno a livello di immaginazione, a quelle delle foreste pluviali. La richiesta dell'UNESCO di intangibilità non favorisce una fruizione permanente di queste foreste, e questa è chiaramente un po' una contraddizione rispetto al promuoverle, esaltarle e poi dire alle persone no, non ci puoi andare. Immaginiamole un po' come la Cappella Sistina. Si sta lavorando per creare dei percorsi che permettono comunque di osservare, lambirle e godere tutti della loro bellezza. Sono abbastanza difficili da raggiungere, quindi ci sono degli obiettivi, problemi di tipo fisico e logistico per raggiungerle. L'idea è un po' il nostro, un viaggio virtuale che offriamo a tutti gratuitamente attraverso specialmente il sito e poi a breve l'uscita del volume fotografico sulle faggete vetuste. Ma in realtà è più un invito a sapere che esistono, muoversi sotto l'egida del parco e delle guide autorizzate e visitarle come si visita un santuario.